E noi siamo adesso pronti per salvare O'Neill, se c'è da salvare. Speriamo di no. Comunque, benvenuti in questo nuovo video, ragazzi e ragazze. Davvero, io spero non gli sia successo nulla, mamma mia. No, 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 no. A parte che forse hanno messo questa opzione. Ok, oh, non so se si sente troppo forte oppure no. Ok, non ne ho idea. Comunque. Sì, questa opzione per salvare o per far morire gli agenti della Mobius. Perché nella stanza di Sebastian. Anche okay, qui c'è da fare questo cosino, va bene. Comunque sì, nella stanza di Sebastian. Alla prima! Sì! Oddio! Che beh, oi! Non mi piace. Theodore deve essere stato qui. Forse è il motivo per cui O'Neill non risponde. Il rifugio di Hoffman è vicino. Meglio farci un salto. Oh mio Dio, no, questa cosa non mi piace. Un'altra diapositiva. Ecco, una gioia. Niente, me la devono portare via. Ero così contenta di aver fatto quel cosino. E niente, devono portarmela via questa gioia. Ora c'è la preoccupazione, ma tanta preoccupazione. Diavolo. Mannaggia. Ecco appunto, stavo parlando proprio di questa opzione di far morire o meno i nostri agenti della Mobius. Perché? No, ok, non li a prendere. Perché appunto nella sua stanza ci sono i loro file, insomma i loro profili, e poi uno di loro c'ha una foto dove appunto è morto. Quindi non so se lo stesso potrebbe valere per gli altri. Ora scopriamo che cosa è successo a Hoffman. Se qui non lo so. Ok, qui non c'è lei, però. Oh sì! Qui è proprio che cosa? Ah, che è una siringa. Oh diamine. Oddio, spero davvero che stia bene, Hoffman. Oh, oddio, 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 oddio. Sono nervosa. Mamma mia. Non lo so, io spero davvero che si possano salvare. Perché se no. No, 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 no. Ma. A parte, dove sono io qui? Ok, ho trovato un'altra stanza che prima, a quanto pare, non avevo notato. Va bene. Ok. Vediamo un po'. No. Era di là però la stanza. Ok. Stranamente mi fa entrare qui. Vediamo un po' se. Hoffman, ci sei? Un'altra di queste. Cos'è successo qui? Aiuto. Chi? Perché il mio comunicatore capta il tuo segnale? Lascia stare, non importa. Dove sei? Cosa? Sei dall'altra parte del laboratorio. È un'area riservata, ci hanno vietato di andare lì. Non abbiamo accesso. Come hai? Ok, ho capito. Sì, ci vediamo lì. Sta attento. O'Neill ha lasciato il rifugio per andare in un'area riservata del midollo. Non sembra da lui. Oddio, se fosse una trappola. Non so se avevo già letto. Oppure no, 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 non credo. Non so, mi sembra familiare, ma forse davvero non l'abbiamo letto. Ok. No, dai, deve essere una trappola, non può essere lui. Qui c'è lo specchio. Sì, dai, posso vedere la diapositiva.
Anzi, la possiamo vedere. Sì, di qua. No, dai, me l'ho dimenticata, Grazie, Angel. Angela. Grazie, piccolino. No, no, dai, me l'ho dimenticata. Meno male che ci stava lì, fermo, tranquillo. E che non andava via una volta. Ah, adesso ho trovato questa. Ok. Kidman, sono io. Ti sento forte e chiaro, Sebastian. Mobius. Un nome. L'unico indizio che avevo. Ogni pista portava a un vicolo cieco. E ora scopro che sono dappertutto. Nascosti in piena vista. Non capisco come. Puoi trovare la Mobius solo se sono loro a abolirlo. Esistono da molto tempo. Sanno ciò che fanno. Sapevamo che ci stavi cercando. Ti tenevamo d'occhio. E ti abbiamo fermato ogni volta che ti avvicinavi troppo. Perché? Perché l'hanno fatto? La gente ha bisogno di un leader. I leader vengono scelti. La Mobius non vuole essere un leader. Vuole degli schiavi. È chiaro. Se controllano tutti i media e i politici, dovrebbero agire alla luce del sole. Si nascondono nell'ombra perché sanno che ciò che fanno è sbagliato. Se la gente scoprisse la verità, vorrebbe distruggere la Mobius. Hai ragione, ma se qualcuno scoprisse la verità, chi gli crederebbe? Già, il modo migliore di nascondere un complotto è convincere la gente che non esiste. Eh sì, è vero. Stavolta non lo dimentico. Grazie. Ok, andiamo avanti. No, 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 è di sicuro una trappola. Maledizione. Voglio davvero sperare che stiano bene. A proposito, la mappa cosa ci dice? Ah, ok. Ecco la torcia, giusto, mettiamola, che io me la scordo. Oh, una sacca per le munizioni, grande. Perfetto. Allora non torniamo al municipio. No, sì, che municipio? Non torniamo lì alla chiesa. Intanto, sei qui. Oddio! Lascialo! Maledetto! Guarda questo! Oh. Ma ti prenderei a calci! Oh. Maleducato! E anche quell'altra! D'accordo. Ma te guarda questi! Farabutti! Mascalzoni maledetti! Lo so, il mio modo di offendere è personale. Avete visto? Oh, si è aperta dietro, ok. Oh! Ok, è inquietante. Questo non si Qui può le misure usare. di sicurezza sembrano più rigide. Questa. No, ok. D'accordo. Vabbè, lì c'è un computer. Ah, ok, lo specchio. Meglio. Ok. Sì, va bene. Oh, wow. Allora, andiamo qui. Poi. Ah, ok. Cosa ci dà lui? Ah, perfetto. Ok, ora entriamo un attimino dentro lo specchio, giusto per vedere se Tatiana ha qualcosa di nuovo da dirci.
Questa cosa l'ho scoperta da poco. Maledizione. ma ci sono tante cose che di sicuro non ho scoperto, ma tante. Scusatemi, ma Vuoi questa... proprio fare a meno di me, vero? Come hai fatto a capirlo? Hai ragione. Ha di nuovo bisogno della mia assistenza. Lo Sì, più che altro vorrei delle informazioni. percepisco, ma non avverto altro al momento. Che vuoi dire? Qualcosa sta rendendo tutto più confuso. Per me, per tutti. Anche se non siamo rimasti in molti qui dentro. Lei è uno degli ultimi, ma quanto durerà? Beh, incoraggiante. Vediamo come posso esserle d'aiuto. Vi chiedo scusa per il cane che abbaia. Maledizione. Ah, uffa. A parte, sono le 9 adesso. Mamma mia. Davvero mi tocca fargli dopo mezzanotte i video per avere un po' di silenzio. Ma perché? Mamma, se l'avete sentito, mi dispiace davvero, ma... Il fatto è che, dato che è la prima volta che gioco, anch'io sono curiosa di vedere come va la storia. Dover aspettare la sera tardi per poter giocare è dura, è durissima. Uffa. Comunque, adesso mi sa che, questione di quanto? 2 minuti, sì. Ho il cronometro, ve l'ho detto, ho il cronometro, devo vedere. Wow! Wow, è pulito! Beh, quasi. Bello però, a parte, ecco sì, quelle macchie là. Aiuto. Oddio, dai, non è Hoffman, vero? Oh mio Dio. Oh mio Dio. Questi serbatoi, ma cosa servono? A tenere questi. Oddio, no, dai, aiuto. Non è che poi si aprono questi cosi. Oh mio Dio. Oh mio Dio, mio Dio, mio Dio. Ecco, un po' di luce. Ma perché io spengo sempre la torcia? Non lo so. Io non lo so. La spengo sempre. Perché? Ma... un po' di gel, ok. Oh mio Dio. Non c'è nient'altro? Ok, sembra di no. Va bene, quindi allora io concludo e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!